Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Anche oggi volevo sfatare insieme a voi qualche leggenda metropolitana circolante sull'alimentazione e in particolar modo volevo parlare dei cosiddetti sostituti sani dello zucchero. Infatti tante volte mi capita di parlare con le persone che mi raccontano la loro alimentazione e mi dicono che assolutamente ormai da tantissimi anni non utilizzano più lo zucchero perché hanno letto su internet che è il veleno bianco e quindi al posto dello zucchero utilizzano il miele o utilizzano lo zucchero quello scuro. Ma esiste veramente una differenza tra zucchero bianco, zucchero scuro o miele? Cerchiamo di capirlo insieme. Iniziamo partendo dallo zucchero quello classico, quello che conosciamo tutti, lo zucchero bianco. Questo zucchero è saccarosio e viene prodotto dalla barbabietola da zucchero o dalla canna da zucchero. La partenza è indifferente perché alla fine ottengo lo stesso identico composto, quindi se parto da un prodotto o da un altro non ho una differenza né a livello di prodotto finito né a livello di ciò che accade nel mio corpo, ottengo sempre il saccarosio. Cosa succede? Quando inizio il processo di lavorazione della canna o della barbabietola, mi si forma un composto molto scuro e denso che deve essere purificato e quindi inizia il processo di raffinazione. Man mano che avviene questa raffinazione vado a dividere i due elementi che sono saccarosio appunto e un liquido molto scuro e denso che è la melassa. Quindi se il mio processo di raffinazione arriva fino al termine, avrò i miei due elementi separati, zucchero e melassa, che è il mio prodotto di scarto. Se invece fermo questa raffinazione in varie fasi del processo, andrò ad ottenere uno zucchero un po' più scuro. A seconda di dove ho fermato il processo, posso ottenere uno zucchero molto scuro o uno zucchero di un marrone un po' più chiaro. Ma la differenza tra questi due zuccheri è minima. È semplicemente il fatto che questo contiene un 95, 96, 97% di saccarosio e la restante percentuale è la melassa. In questo caso fondamentalmente ho solo saccarosio, ma dal punto di vista chimico non mi fa alcuna differenza, anche perché la melassa spesso nei siti scrivono che ha più vitamine, ha più sali minerali, più sostanze, ma la percentuale è estremamente minima, estremamente ridotta, quindi andare a utilizzare questo zucchero piuttosto che questo pensando che sia più sano non è formalmente corretto, perché non mi va a creare dei cambiamenti significativi all'interno del mio corpo. Altra cosa importante, questo zucchero è bianco, naturalmente bianco, man mano che avviene la raffinazione viene tolta la melassa e mi rimane il saccarosio che per sua natura è bianco, non viene colorato come spesso ho letto nei siti, quelli più allarmistici, attenzione, veleno, ci mettono i coloranti, no, durante il processo diventa bianco, ma è una cosa assolutamente normale. Per quanto riguarda il miele invece ha una provenienza diversa e contiene glucosio e fruttosio. Il glucosio e il fruttosio dal punto di vista dell'alimentazione non sono diversi dal saccarosio, perché il saccarosio è formato da glucosio e fruttosio, solo che sono uniti insieme. Quando li vado a introdurre nel mio corpo, quindi quando vado a mangiare, la prima cosa che accade è che questi due si staccano e quindi non sono più uniti a formare il saccarosio, ma sono separati nei due elementi singoli, glucosio e fruttosio. In questo caso sono già separati, quindi poi all'interno del mio corpo il meccanismo è lo stesso. Per quanto riguarda le calorie, è vero che il miele ha un po' meno calorie, infatti ne contiene circa 304 ogni 100 grammi di prodotto, mentre nel caso dello zucchero saliamo a circa 392. Poi varia a seconda dello zucchero. Quindi il miele è un po' meno calorico, ma perché? Perché a parità di peso contiene anche una percentuale di acqua. Il fatto però che sia meno calorico non significa che sia più sano o che possiamo mangiarlo di più, perché comunque ho sempre i miei livelli giornalieri di zuccheri massimi che posso mangiare. Quindi se vado a sostituire lo zucchero bianco a un altro tipo di zucchero o al miele, lo devo fare solo ed esclusivamente per una questione di gusto, perché in una ricetta ci sta meglio un dolcificante piuttosto che un altro, perché mi piace di più il sapore, ma non lo devo fare perché penso che sia più sano, perché per poter usufruire delle sostanze benefiche di un prodotto piuttosto che di un altro, dovrei mangiarne una quantità significativa,
cosa che nel caso degli zuccheri non posso assolutamente fare. Questo non è per demonizzare uno zucchero o un altro, ma è semplicemente per darvi un'alimentazione consapevole, perché dovete sapere quando mangiate qualcosa perché lo state mangiando. Se lo state utilizzando sperando di dimagrire, purtroppo non è la strategia giusta, perché come vi ho detto anche in altri video, per avere un dimagrimento ho bisogno di avere una base solida. Non posso partire dalle differenze piccolissime sperando di perdere peso. Non sarà certo questo che mi fa diminuire quei chiletti che ho in più e che voglio eliminare per l'estate. Devo partire a ritroso da altre cose. Quindi sappiate che se utilizzate zucchero bianco, zucchero di canna, zucchero integrale o miele, alla fine introducete sempre glucosio e fruttosio. Questa è una cosa fondamentale che dovete sapere. Intanto vi ringrazio, spero di essere stata chiara anche questa volta. A presto!